Vengo subito per la lezione che stasera sarà ancora di approccio a quello che è il tema centrale del mio insegnamento. Nelle immense foreste del Brasile, come già ti ho detto, ci sono queste tribù ancora poco toccate dalla civiltà che voi ritenete di avere perché siete diventati i padroni della terra. Queste tribù fanno una vita tanto difficile perché le loro possibilità di nutrirsi sono meno grandi delle vostre, anzi, decisamente minori, e le possibilità di curarsi le malattie sono anche scarse se si considerano certe malattie che sono il prodotto dell'ambiente e del clima, proprio deleterio, che li mina e li porta spesso alla tomba in giovane età. Però per alcune malattie che stanno facendo morire tanti di voi, con tutte le vostre possibilità di essere curati adeguatamente, sono invece molto competenti, perché si sono tramandati di padre in figlio certe conoscenze che li mette in grado di trovare immediatamente certe erbe o anche fiori, foglie, compresa la corteccia di alcune piante o semi vari, per esserne guariti in breve tempo e senza tanti procedimenti di genere diverso, come farsi ricoverare per essere poi analizzati e poi curati e anche talvolta operati. Loro non sanno cosa significhi essere operati. Loro fanno tutto con quelle foglie o cose del genere di cui ti ho parlato prima, e con tali sistemi riescono anche ad evitare ogni operazione sui loro corpi, che non potrebbero nemmeno effettuare per assoluta inesperienza. Operazione che potrebbe farli morire se fosse tentata, in quanto sarebbero subitamente preda di infezioni. Noi siamo stati spesso vicini a loro quando cercavano quei vegetali di cui si servono per curarsi, ed abbiamo potuto notare con quanta abilità e padronanza riescono a farne raccolta per poi prenderne quando occorre, poiché quelle erbe si possono facilmente adoperare dopo averle disseccate. Le sostanze attive che guariscono restano anche quando non sono più verdi, ma anche quando sono secche. Quando i nativi capiscono che un loro simile ha una certa malattia e sono molto abili nel diagnosticarle con la massima sicurezza, mettono subito in moto i procedimenti che, per antiche rimembranze, gli fanno manipolare quelle sostanze mescolandole, bollendole, pestandole e via dicendo, per essere poi applicate dove occorre e con la massima competenza, retaggio di quella acquisita dai loro avi nel corso di tante lontane esistenze. Sono esseri sempre in lotta con le necessità di una vita estremamente difficile, grama. Quanto grama non potete neanche avere idea. Vi benedice il fratello delle piante che viene per voi tutte le sere fino al completamento del proprio ciclo di insegnamento. Ave, vi benedico tutti con amore infinito. Ave.